Tov tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo anche una nuova parasha, però oggi, Be'ezrat Hashem, come che stiamo pochi giorni, Be'ezrat Hashem di Purim, Motzei Shabbat, Be'ezrat Hashem, festeggiamo tutti la festa di Purim, faremo e leggeremo la Megillat Esther, i Be'emet Tzadikim. Dovete sapere che Purim è un festo molto speciale. Dicono le maestri che lo che è il tzadik più grande può fare in Yom Kippur, che giorno abbiamo più grande di Yom Kippur. Lo che il tzaddik più grande può fare in Yom Kippur e Ne'ilah, qualsiasi ebreo comune può fare a Purim, la grandezza di Purim, addirittura. Di Purim abbiamo la forza a fare di più. E dobbiamo capire perché. Qual è la storia di Purim? Dicano le maestre, tutte le festi, quando arriverà il Mashiach, saranno cancellate. Tranne Purim. Purim è una festa che anche dopo l'avvenuto del Mashiach continuerà. La domanda aperta. Be'emet Tzadikim, che possiamo allungare tanti sulla Megillah, e c'è tanta di parlare, però prendiamo qualche punti e vediamo se riusciamo a approfondire. E il Purim dovete capire che Purim è la storia che succede subito dopo la distruzione del primo tempio. Le Babilonese hanno distrutto il primo tempio. Siamo andati per esilio per 70 anni. Dopo 70 anni, il popolo ebraico è ritornato alla sua terra e ha ricostruito il Beit HaMikdash. La festa di Purim, o tutta la storia della Megillah di Purim, parlano delle ultimi 12 anni prima che il popolo ebraico è ritornato a Israele, è ritornato per costruire il Beit HaMikdash. E là il popolo ebraico si trova nella imperia persiana, il re o l'imperatore del regno persiano era Ahasverosh. Dice la Megillah, Ahasverosh regnava su 127 paesi. E questo Ahasverosh, che era potente, era grande, era forte, aveva un consigliero amato. E questo consigliero amato si chiamava Haman. E sappiamo tutti la storia. Haman, lui è quello che ha inventato lo che si chiama la soluzione finale. Come che i nazisti, Yimach Shemam, volevano uccidere tutti gli ebrei fino all'ultimo. Esattamente, diciamo che il padre di questa dottrina, di questa mentalità di fare un genocidio completo di un popolo intero, era Haman. E questo Haman addirittura la voleva fare in un giorno. Mai succede nella storia che in un giorno vogliono uccidere quel stesso ebreo che ci sta. E Haman, per fare questo, viene al re Ahasverosh e lo dice: io sono pronto a pagare 10.000 monete d'argento. Che dovete capire che nell'epoca loro 10.000 monete d'argento era una cifra gigante. E dice Haman a Ahasverosh: dammi il permesso di uccidere questo popolo. E Be'emet, che Haman aveva qualche argomenti molto interessanti, ha detto: Haman, perché hai bisogno di questo popolo ebraico? Non è prolifico, non serve per niente. Quegli ebrei manco lavorano. Alla mattina vanno a pregare. Terminano a pregare
fanno una lezione. Terminano a fare una lezione, mangiano. Terminano a mangiare, vanno a lavorare, aprono il negozio. 9, 10, aprono il negozio. Aprono il negozio per qualche ore e subito, un'altra volta, devono pregare, fare la preghiera di Minha. Un'altra lezione e un'altra volta aprono il negozio per qualche ore e così, invece di lavorare e pagare tasse all'imperia parsiani, quelli tutto il giorno sono occupati. E questo è un giorno feriale? Non parlare del sabato che non lavorano, non parlare delle feste che non lavorano, non parlare di festivale, di famiglie, c'è bar mitzvah, c'è matrimonio, c'è brit, ogni lunedì, ogni giovedì hanno qualcosa. E si vanno a una festa? Sicuro hanno una scarà. Qualcuno è morto e la sua ricorrenza, quindi comunque non lavora. E così, piano piano, Aman riesce a convincere Ahasverosh di dare il permesso di uccidere tutto il popolo ebraico in un giorno. E come lo fa? Ahasverosh ha l'anello. E l'anello con questo si può decretare nel nome del re qualsiasi cosa. E questo anello, Vayassar HaMelech et Ta'abato. C'è scritto, Yaman, scusa, Hashverosh il re, toglie il suo anello. E a chi lo dà? Dà questo anello a Aman. Dice la Gemara che è più grande questo gesto che ha fatto Hashverosh, che ha tolto l'anello. Per dare alla mano il permesso di uccidere gli ebrei, questa cosa è più potente di tutte le 48 profeti che il popolo ebraico ha avuto. 48 profeti maschi, 7 profeti femminili del popolo ebraico. Dice: il momento che Ahasverosh ha tolto l'anello e ha dato a Aman per dare il permesso per esterminare il popolo ebraico, ha avuto più effetto. Perché? Perché la verità è che uno può parlare con l'altro, spiegarlo. C'è un creatore, si deve comportare bene. Un rabbino lo può spiegare, un profeta lo può spiegare. Però non c'è una spiegazione più forte che lavoro più forte della paura. È la paura che il popolo ebraico ha avuto in questo momento. Ha unito il popolo in un attimo. E che succede? Mordecai, che lui era il capo del Sanedrino, dice a Ester, che era anche la sua famiglia, anche la sua moglie, noi sappiamo, non voglio allungare tanto perché se voglio raccontare tutta la storia della Megillah, devo parlare ore, supponiamo che un po' la gente sa la storia della Megillah Ester. E Ester, che è una regina ebraica, nella casa di Ahasverosh, dopo che Ahasverosh ha ucciso la sua prima moglie, ha preso Ester come seconda moglie. E Ester mai ha raccontato a Ahasverosh che lei è ebreo. Viene Mordecai e dice a Ester: tu non puoi essere silenzioso. Vogliono uccidere le tue fratelli, vogliono uccidere il tuo popolo. Vai adesso a parlare con il re, con il tuo marito, convincerlo di non uccidere gli ebrei. E se non la farai, sarà la tua fine. Perché? Perché il popolo ebraico, non importa che nel fino, questa è una grandezza, Mordecai sapeva, nel fino il popolo ebraico viverà per sempre. Come si dice, Am Israel Chai, non ti aiuterà niente. Però se tu non farai niente, non farai parte della salvazione. E Ester dice a Mordecai: va bene, sono pronto, però fatemi favore, dovete tutto digiunare, un digiuno di 3 giorni, 72 ore. Perché? Perché andare a parlare con il re senza invito è pericoloso. Nell'epoca loro dovete capire, la moglie non era come oggi, che poteva fare lo che voglia, c'erano leggi. E la legge dice che uno che non viene chiamato e invitato del re non può entrare nella sua stanza. E se lui entra senza essere chiamato, viene subito ucciso. La sua testa viene distaccata. Anche
se sai la moglie, anche se sai il figlio, non importa chi sei, per entrare, parlare, avere un'udienza con il re, deve essere invitato. E se tu entri senza essere invitato al re, e il re non ti dà il suo cetro, c'è un modo che lui ti può salvare. Se lui ti dice va bene, ti voglio bene comunque, e lui ti dà il suo cetro e tu lo tocchi, sei salvato, però se no, viene ucciso. E dice Esther, io ho già 30 giorni che il re non mi ha chiamato, più di 30 giorni che non ho visto il re. E io andrò a parlare con lui, però ho paura. Perché se io andrò a lui senza invitazione, lui mi potrà uccidere subito, perché questa è la legge. Per favore, tutti gli ebrei andate al tempio a pregare e digiunato per me 3 giorni. E non solo voi, anche io, dice Esther, digiunerò insieme con voi. E qui succede un miracolo. Esther digiuna. Potete immaginare un digiuno di 72 ore. Arriva all'Achashverosh e Achashverosh, invece di essere arrabbiato che lei trasgredisce la legge del regno persiano, dice per favore, moglie mia, come ti posso aiutare? Che posso fare per te? Dimmi che vuoi. E là Esther dice, non voglio tanto. Voglio fare una piccola cena per te, il re, e per il tuo vice consigliere, per Haman. E questo tutto. E Ahasuerus dice, va bene. Faccio la storia corta. Il primo giorno Ahasuerus va al banchetto e là lui mangia, beve insieme con sua moglie, insieme con Haman. E dice un'altra volta, moglie mia, che posso fare per te? Dimmi tutto, tutto che vuoi. E dice Esther, voglio che vieni anche domani. Per favore, anche domani. E così anche il giorno dopo, Achashverosh arriva e un'altra volta chiede a sua moglie, moglie mia, che ti posso aiutare? E là dice Esther, io ti voglio fare sapere che questo uomo che si chiama Haman, lui vuole uccidere il mio. Perché anche io sono ebrea. E là, conosciamo tutta la storia, la cosa cambia, Amman viene ucciso, viene messo sull'albero che lui ha voluto per Mordecai, e Baruch Hashem, il popolo ebraico, viene salvato di questa cosa terribile. Però, Tzadikim, abbiamo qualche domanda da fare. Se tu devi entrare a parlare con un re che tu non hai visto 30 giorni, e tu vuoi avere grazie negli occhi suoi, perché se tu non avrai grazie negli occhi suoi, lui ti ucciderà subito perché non puoi entrare e parlare con il re senza invito. Qual è la cosa giusta da fare? Mettere perfumi, vestirsi bello, mangiare per 3 giorni, fare cosmetica, fare sì. Lo che si chiama beauty center, andare a un beauty center per 3 giorni. E anzi, potete immaginare uno dopo 3 giorni di digiuno, com'è la sua faccia? Se tu vuoi che il re ti darà grazie e ti vedrà in un occhio positivo, la cosa che sicuro non deve fare è digiunare. Perché uno che digiuna un giorno, 2 giorni, 3 giorni, ovvio che ha debolezza, anche se lui è bella, la sua bellezza va via. Quindi non fa senso, non fa senso. Fa senso che tutti hanno digiunato per pregare, però lei? Lei anzi deve mangiare bene, deve essere in forma, deve essere con tutta la sua forza, con tutta la sua bellezza, con tutta la sua grazia, con tutto il buono che ce l'ha. Che senso ha digiunare 3 giorni e venire così come metà uomo, metà donna, perché uno dopo 3 giorni manco può muovere come un uomo normale? Che senso ha? In beemezza di chi? C'è chi dice molto semplice. Esther ha capito che se c'è un decreto c'è qualcosa dietro. Non fu decretato per niente. Lei ha capito che deve pregare al creatore e ha capito che deve digiunare. Però, se lo che è importante è pregare al creatore,
Perché andare a parlare con il re? Dicimi, occhio al re è importante, fai tutto che deve fare per essere piacevole nell'occhio del re. O no, rimani a casa, digiuni e prega, e la cosa si soluziona da solo. Ossia, un po' c'è un paradosso, un po' non si capisce bene il comportamento di Esther. Ibemet, c'è tanta, tante da approfondire su di questo. Però prima di tutto, la Gemara racconta che un giorno le alunni di Rabbi Shimon Bar Yochai hanno chiesto a Rabbi Shimon Bar Yochai: dimmi, perché fu decretato che il popolo ebraico deve morire? Perché Haman ha voluto a uccidere il popolo ebraico? Adesso mi potete chiedere che domande. Perché? Perché odiava? Sì. Però noi sappiamo che ogni cosa che succede in questo mondo c'è la ragione materiale e c'è la ragione spirituale. Materialmente, perché Haman voleva uccidere il popolo ebraico? Molto semplice, perché Haman è divenuto l'uomo con più potere di tutti, tranne il re, ricco, però aveva anche una moglie, aveva tanti bambini. Haman, di chi ne avesse sapere, aveva tutto. Era l'uomo più felice del mondo. Però lo mancava solo una cosa, che ogni volta che lui camminava nella strada, tutti si inclinavano, tranne uno che si chiama Mordecai. Mordecai non era pronto a inclinare. Mordecai ha detto: io non mi inclino per nessuno. Noi ebrei non possiamo inclinare. E ogni volta che Aman vede che Mordecai non inclino, si arrabbia. Addirittura dice alla sua moglie: moglie mia, tutto che ce l'ho, tutta la mia ricchezza, tutta la mia bontà, tutta la mia fame, tutta la mia famiglia, tutti i miei bambini, anche te, la mia moglie, valgano niente quando vedo che questo ebreo non è pronto a inclinare. Zadikim un po' fa capire, che voglio dire, tu ce l'hai tutta. Scusa per la parola, però, come dicono i italiani, che ti frega? E ti frega che c'è un anziano, Simon era anziano, capo di Sanedrio, era anziano, che non si inclina. Va bene, c'è uno che non si inclina. Va bene, che è successo? I maestri, questo come lavora le cattivi. Yetzer Hara, lui è molto bello, molto, molto, molto profondo. A volte noi abbiamo tutto lo che dobbiamo avere, Baruch Hashem. Abbiamo questo, abbiamo salute, abbiamo famiglia, abbiamo questo, ognuno ha le sue cose. E a volte c'è, va bene, c'è una cosa che non abbiamo, una ci sta. Perché, come dicono, la vita non è perfetta, però la vita sì è perfetta. Si deve accettare che la imperfezione, la perfezione, però non è quello lo che voglio parlare. O comunque sì, quante volte succede? Una cosa che ti manca, questa cosa, e questa cosa ti fa depressivo. Essere arrabbiato ti fa addirittura non apprezzare tutto ciò che hai. Dovete sapere, uno che si comporta così, che per una mancanza non è capace di essere felice, lui sta seguendo il cammino di Amano. Tzadikim, anche Adamo Rishon è caduto nella stessa cosa. Adam e Eva, Adam aveva tutto. Aveva una moglie, aveva angeli che cucinavano per lui, stava addirittura nel paradiso, aveva tutto, 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 tutto. Solo una cosa non poteva fare, una cosa: non toccare l'albero che sta nel mezzo del giardino. Dicono le maestre, dove nella Torah si trova la parola Haman? Sapete dove si trova la parola Haman nella Torah? È nel stesso parole per punteggio diverso. Quando Kadosh Baruch ti lo dice: Hamina etz achalta, hai mangiato dell'albero. Quando il creatore chiede ad Adam: hai mangiato dell'albero? Hamin, Hamin, se cambiamo il punteggio, esce la parola Haman. Questo è Haman. Tzadikim. Amman e Amalek,
Questo Shabbat, Sfat Hashem, leggeremo la parasha di Zachor. Tutto l'anno, quando danno al Tempio, le letture sono letture che furono stabilite da maestri. Però questo Shabbat, la lettura è della Torah. C'è un obbligo della Torah a ricordare lo che ha fatto Amalek quando il popolo ebraico è uscito d'Egitto. Perché? Che Amalek è caduto nella stessa cosa. Dicono le maestre, Reshit Goim Amalek. Amalek, dovete sapere, era il popolo più potente, più forte in tutto il mondo. Dicono le maestre che Amalek era equivalente al popolo ebraico. Ovvio che il popolo ebraico è nella Kedusha e Amalek è nella impurità, però era equivalente. Ossia, sì, il popolo ebraico era il primo popolo spirituale numero uno, Amalek, Reshit Goim Amalek, il primo popolo, il popolo numero uno degli altri popoli sono Amalek. Amalek dice il Midrash, quando il popolo ebraico è uscito d'Egitto, la distanza tra il popolo ebraico e Amalek era 1600 km. 1600 chilometri, chilometri oggi con l'aereo si fa veloce, però anticamente 1600 chilometri era tantissimo. Avevo bisogno di viaggiare mesi per fare 1600 chilometri. Yamalek ha tutto, sente che c'è un popolo, che c'è un creatore che fa miracoli per lui, non è pronto ad accettare che c'è qualcuno che forse è più bene. Forse perché lui non sa, ha solo sentito Amalek. C'è qualcuno che è più bravo. Questo non posso. Tutto che ce l'ho non vale niente. Sì, è così. E Amalek fa un viaggio di 1600 km per andare a combattere il popolo ebraico. E stessa cosa succede con Amalek. Amman ha tutto, perché lui ha l'ascendente di Amalek. Tutto, sta nel paradiso. Ci sta un albero che non si inclina, c'è un popolo che non fa parte del suo regno. Non è pronto a accettarlo. E per questo è pronto a uccidere tutto il popolo ebraico, tutti, solo per uno. Fa parentesi, tanto mai si chiedono questa domanda. Se tu c'hai un problema con questo anziano, perché era un uomo anziano, Mordecai, perché uccide tutto il popolo ebraico? Vai! Tu sei vice del re, uccide lui e basta la storia. Perché deve fare un genocidio completo di un popolo intero? Sadichi, la Torah dice: Atem Adam ve'en umot ha'olam nikraim Adam. Adam, che è la traduzione letterale di Adam sarà umano, dice la Torah, il popolo ebraico. È il solo popolo che può essere chiamato Adam. Gli altri popoli non sono Adam. E la domanda che voglio dire: gli altri popoli non sono Adam? Uno che non è ebreo, non è umano. Non mangia, non beve, non dorme, non ascolta, non fa. Qual è la differenza? I Behemet, dovete sapere che nella lingua ebraica ci sono quattro parole che sono la traduzione di umano. Uno è la parola Adam. Secondo, la parola Ish. Terzo, la parola Gever. E quarto, la parola Enosh. Tutti sono parole che la traduzione loro è umano. Però c'è una differenza tra Adam e le altre parole. Gever, che vuol dire umano, puoi dire in plurale, gvarim. Enosh, che vuol dire umano, puoi dire nella sua forma plurale, anashim. Però Adam, in ebraico non puoi dire Adami. Non c'è la forma plurale per la parola Adam. Si può dire tanti Adam, bne Adam, però la parola Adam rimane sempre singolare.
Rimane quando si dice che l'ebreo è umano e gli altri non sono umani, non vuol dire che non sono umani, loro sono Anashim, Gvarim, che sono sinonimi per un umano. Però c'è solo un popolo che è unico, Adam, non c'è plurale. Perché? Perché quando c'è plurale, vuol dire che c'è io, c'è te, c'è l'altro, c'è quello là, non siamo la stessa cosa, siamo plurale. O quando c'è la forma unica, non c'è plurale. E tutti sono uniti. Anche Haman sapeva molto bene. Di uccidere Mordecai, tu devi uccidere un popolo intero, perché quelli sono uniti. Loro non ti lasceranno uccidere uno da loro, perché non esiste. E questo tzaddikim è la forza del popolo ebraico. È l'unione. Ibemet, questa è la ragione materiale. Perché Haman voleva uccidere il popolo ebraico. Però vengano le alunni a Rabbi Shimon Bar Yochai e digano Rabbeinu, maestro nostro, rabbino nostro, insegnaci perché nel cielo sono d'accordo con il decreto uccidere il popolo ebraico. Perché noi sappiamo che se c'è una ragione materiale sempre dietro la materialità, per forza deve essere una ragione spirituale. Perché il creatore Bore Olam HaKadosh Baruch Hu sta zitto quando Haman è pronto a uccidere un popolo intero? Dicono, tu sai perché? Bilal Shenehenu Miseudato Shelo Torah Sham. Qual è la storia? Achashverosh, dopo 3 anni del suo regno, che è riuscito a stabilire se stesso come il re unico dell'impero persiano, ha fatto una banchetta di festeggiare il suo regno. 180 giorni. Sì, quando noi parliamo di fare una festa, quanto tempo dura una festa? 2 ore, 4 ore, 6 ore, un giorno? Quanto tempo uno può festeggiare? Quello ci posso insegnare a noi che vuol dire festeggiare. Lui dice festeggiare 180 anni. Giorni, giorno dopo giorno, 24 su 7, festa, cibo, si beve, si mangia. Dopo fare 180 anni festa per tutto il paese che lui governa, un altro 7 giorni ha fatto feste solo per la capitale, Shushan, dove lui stava. E in questa festa lui ha invitato gli ebrei. Io voglio che tutti partecipano alla mia festa, tutti i popoli, tutte le religioni. Addirittura c'è chi dice che lui era così convinto che lui voleva che tutti partecipano, che il cibo era kosher. C'è scritto che il rabbino che ha dato l'autorizzazione sul cibo era Mordecai Yehudi. Dice Rashbi, tu sai perché HaKadosh Baruch Hu è arrabbiato? Perché gli ebrei sono andati a questo banchetto, a questa festa, e hanno mangiato e hanno goduto. Bigal Shenehenu, io direi Nehenu in ebraico, hanno goduto di questa festa. Sadikim, questa risposta è strana. Il creatore è pronto per questo decreto contro il popolo ebraico perché hanno goduto di una festività. Da quanto godere in una festa in mangiare cibo kasher? Non hanno chiesto togliere la kippah, e togliere la kippah non si fa. Non hanno chiesto cosa così. Hanno mangiato, hanno fatto una festa kosher, e nel modo che si deve fare. E comunque gli ebrei furono decretati perché hanno partecipato di morire. Che voglio dire? Da quando mangiare in una festa la punizione è la morte? I bemezza di chi? Il problema non era la festa stessa. Il problema era lo che rappresenta questa festa. Questa festa, dicono le maestre, perché fu fatta? Perché c'era una profezia. Questa profezia si diceva che il popolo ebraico sarà in esilio per 70 anni. Achashverosh, secondo la sua matematica,
Ma visto che le 70 anni sono passati, il popolo ebraico ancora sta in esilio. Che ha fatto? Ha messo le vestiti del Kohen Gadol del Bet HaMikdash. Ha detto agli ebrei: lasciate stare la vostra religione. Io sarò la vostra guida di adesso. Ha messo le vestiti del Kohen Gadol, del capo sacerdote del tempio, il tempio che le Babilesi hanno distrutto. Ha fatto uscire tutti gli strumenti del Bet HaMikdash. Gli ebrei hanno partecipato. Dicono i maestri: ovvio che hanno partecipato, furono invitati. Se tu non vai all'invito del re, il re ti uccide. Qual è il problema? I maestri: il problema non è che hanno partecipato, il problema è che hanno goduto. E il re ti invita e tu devi andare, o che noi ebrei dobbiamo seguire la legge, anche se siamo in un popolo straniero, noi ascoltiamo le leggi. La legge è legge, dina de mahutadina, così dicono le maestre. In qualsiasi paese che tu vai, devi rispettare le leggi. Questo fa parte della nostra religione. Però non devi godere. Voi siete andate e avete goduto. Dice il Rashbi: il problema non è che hanno mangiato, c'è ne numio tasuda, hanno goduto. Sapete perché hanno goduto? Perché nel cuore loro hanno detto: finalmente siamo accettati dagli altri popoli. Vedi? Sempre gli ebrei erano l'underdog in inglese, quelli che viene disprezzato, quello che non viene invitato alle banchetti del re, quello che nessuno lo vuole bene. E qui gli ebrei si sentivano bene. Vedi, ci invitano al pranzo con il primo ministro, con il presidente. E addirittura non solo che ci invitano al pranzo con il presidente, c'è cibo kasher. Vedi che onore danno agli ebrei. Gli ebrei sono divenuti così importanti in questo regno, in questo paese, che vengono invitati dal presidente. E addirittura ricevono un VIP e vengono trattati nel modo più bello che esiste. Gli ebrei hanno goduto. E questo non è il modo dell'ebraismo. Tu devi andare per rispettare, o non devi godere. Devi sapere che noi abbiamo la nostra legge. Non possiamo assimilare la nostra teoria, la nostra modo di vivere. Non è festeggiare 7 giorni e mangiare bene. Noi nei nostri festeggi facciamo al tempio, preghiamo, facciamo una preghiera, facciamo una kiddush, santifichiamo le cose. Questo era esattamente il problema. Loro hanno goduto. E per questo ha detto Esther: se io voglio sistemare il godimento che ha fatto il popolo ebraico dello che è profano, perché noi è il profano, il feriale la usiamo, perché sì, dobbiamo vivere, dobbiamo lavorare, però l'obiettivo non è il feriale, non è il profano. L'obiettivo è sempre la santità, sempre la kedusha. Ha detto Esther: sì, loro si sono troppo attaccati alla materialità. Non solo che sono attaccato, proprio l'ha piaciuto, hanno goduto essere seduto con questi altri popoli che erano in questo banchetto. Non si pregava, feste con musica, con baile. Anche il Midrash racconta che c'erano donne non così con pudore. Non era una cosa ebraica, non era una cosa dove escano cose positive. Però loro erano là perché avevano bisogno di essere là, perché se tu non vai tu vieni ucciso, però non devi godere. Ha detto Esther: io devo digiunare 3 giorni. Anche che la cosa giusta di prima andare al re, perché se il re non mi voglio bene dopo, e io vengo senza invitato mi può uccidere, io devo godere, deve essere bella, mangiare, essere buona. Digiuno 3 giorni. Devo fare vedere al popolo ebraico che noi abbiamo la nostra maniera di attaccare. E questo tzaddikim, quanto questa cosa è importante. Quante volte noi ebrei dimentichiamo le nostre radici, diviamo parte del popolo dove stiamo. Sì, la professura e la intellettualità, i giochi che loro fanno, il teatro che loro fanno,
il stadio che loro vanno, e il calcio che loro vanno, e le palestre che loro vanno. Bene, è proprio non solo che la facciamo, a volte proprio ci godiamo di questo. E questo, tzaddikin, una cosa che dobbiamo capire, non è il cammino nostro, non è il cammino delle nostre ami. Abraham non andava al stadio a giocare a calcio, né al palestra, né a un teatro. Forse si fu invitato del re, va, che deve rispettare, però non va a godere. Perché lui sa che il modo di vivere nostro non è quello. Il modo di vivere nostro è attaccare al Creatore, pregare, fare belle azioni, fare mitzvot, aiutare l'altro. Dice le maestre, Pekudei Hashem Yesharim Mesamchei Lev. Che voglio dire? Le leggi del Creatore sono diritto, non storto, sono diritto, e non solo che sono diritto, Mesamchei Lev, fanno godere il cuore, porta simha, la simha vero, la gioia vero. Dov'è la gioia vera? Non è una partita di calcio. Manca il palestra, manca il teatro. Sì, può essere carino, però non è la gioia vera. La gioia vera è quando ti avvicini al Creatore, quando fai la volontà di Boreolam, quando fai cosa che è buono per il buono eterno. E questo tzaddikim, lo che Esther dice a Mordecai, tu sai perché fu decretato questo? Perché non siamo uniti, siamo fatti, siamo non Adamo, diventato Anashim, cioè siamo diventati un popolo come tutti gli altri. Abbiamo proprio goduto del banchetto della Hashverosh. Vai, vai. Chiama tutti gli ebrei. Lech Kenos, la prima cosa, unisce tutti gli ebrei. E digiunano 3 giorni. Tzadikim, sapete quali giorni erano le giorni di digiuno? Era proprio a Pesach. A Pesach, che si deve fare a Pesach? Lella Seder, era Lella Seder. Che si fa Lella Seder? Lella Seder, la notte forse più importante del popolo ebraico, dove si mangia le mazzot, si beve il vino. Non hanno bevuto le mazzot, non hanno mangiato le mazzot, non hanno bevuto il vino, hanno digiunato. Però scusa, chi ti dà diritto a cancellare Lella Seder? Con tutto il cavolo, con tutto l'onore che possiamo dare a Esther e a Mordecai. La Torah, il creatore stesso dice che il 14 di Nisan di notte si deve mangiare Matzah. Mazzotto chelou, no? Come si dice, Mishul Amar Pesach Matzah Umaror, non è uscito da obbligo. Deve mangiare il Maror, Mazzot al Meurim Yocholu. Chi ti dà diritto a cancellare un digiuno, Lela Seder per fare un digiuno con tutta la sofferenza della storia di Amar? Dice Astia, non hai capito. Quando il popolo ebraico è divenuto parte del popolo persiano, o che sono andato al banchetto e hanno proprio goduto comportare come loro, non fa senso fare Lel HaSeder, perché Lel HaSeder è esattamente il contrario. Lel HaSeder è quando il popolo ebraico fu scelto, fu tolto, Hashem ma'ale etchem eretz Mitzrayim. Che c'è scritto? È il creatore che non ti ha fatto uscire d'Egitto. È la Ma'ale. Che vuol dire male? Che ha fatto alzare d'Egitto. E questo tzaddikim, lo che noi dobbiamo sapere. E questo è lo che Esther ha detto. Vai, vai, digiune 3 giorni. Anche Lella Seder non fate, senza mazzo, senza vina. Primo, il popolo deve capire Hamaale. Dire, ma se che vuol dire Hamaale? Hamaale? Okay. Dove c'è scritto? In tutta la Torah c'è scritto più di 50 volte l'uscita d'Egitto. Però solo in un posto nella Torah c'è scritto non che ti ha fatto uscire, però che ti ha fatto alzare. Che vuol dire Hamaale? Dicono le maestre. Hamaale è scritto nella parasha dove si parla di mangiare kashem. Tu devi sapere, dicono le maestre, tu non puoi mangiare lo che l'altro mangia. Non puoi mangiare un animale che non fu sciartato. Non puoi mangiare cibo
cibo che non è kasher. Perché? Perché tu sei diverso. Amma ale tremer Mitzrayim. E questa è la storia della Megillah. La Megillah è capire che noi ebrei non potremo mai fare parte, dobbiamo sempre capire che dobbiamo alzare noi stessi e comportarci come dobbiamo comportare. E questo, tzaddikim, è il miracolo di Purim. La chiave di essere salvato è sempre ricordare che tu fai parte del popolo ebraico. Vaitem orlo a goim, sarete luci per l'altro popolo, un popolo unico. E questo, tzaddikim, forse è la cosa più importante. Però c'è un'altra cosa molto interessante. E nella storia della Megillah, appena che Achash Mordechai sente che c'è un decreto, lui che fa? Lui mette vestiti di lutto e inizia a piangere. Va Isaac, Zaaka, Gedolah, Umara. Lui piange, piange perché piange? Perché c'è il decreto sul popolo ebraico e lui va al palazzo dove sta Esther. E quando Esther vede che lui sta con i vestiti di lutto, lei dice al suo servo: per favore, non posso vedere Mordecai, questo grande rabbino, capo del Sanedrio, con vestiti di lutto. Dallo altri vestiti. E lei manda altri vestiti per chi? Per Mordecai. E Mordecai non è pronto a accettare. Dice: no, io questi altri vestiti non lo metto. E qui c'è una domanda a chiedere. Però scusa, che ti importa adesso che ha vestiti a Mordecai? Vestiti di lutto o non ha vestiti di lutto? E anche te, Mordecai, se la regina ti dà vestiti di mettere, perché non metterlo? Tzadikim, c'era una grande discussione tra Mordecai e Esther, come confrontare le problemi. Per Mordecai, il cammino di confrontare le problemi è essere in lutto, mettere vestiti di lutto, digiunare, piangere, e mettere la testa giù fino che il creatore avrà misericordia su di te. Invece Esther dice: no, 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 hai ragione, pregare va bene, digiunare bene, però non si mette vestiti di lutto. La testa deve essere alzata, tu devi sempre con gioia, non è facile, però con emunà. Dire va bene, io farò, io pregherò, digiunerò, però non sarò in lutto, non farò passare la mia testa sarà alto. Questa è una discussione ideologica tra Esther e Mordecai, qual è il cammino giusto per affrontare i problemi? Mordecai dice lutto, Esther dice no, togli le vestiti di lutto. E chi aveva ragione nel fine delle tutte e due? Molto interessante. Dove è il punto nella Megillah dove la storia si cambia? Dove è il momento? È il momento, è il momento, sì? È la Megillah delle sofferenze del decreto, dell'oscurità, del momento che facciamo sempre che il popolo ebraico sta per terminare, mai sia? Dove ribalza tutta la storia? Vi dico dove. Quando Haman prende Mordecai e lo mette sul cavallo e lo mette nei vestiti del re, e Aman dice: così si farà a qualcuno che il re lo vuole bene. La cambia tutta la storia. Perché cambia la storia? Molto semplice. Ok, Esther aveva ragione. Togli i vestiti di lui, metti i vestiti di Kavod. Un ebreo dovete sapere, non importa che succede, deve sempre essere contento, sta alzato. La stessa cosa vediamo nel banchetto. Quando Esther chiama Ahasuerus, chiama al banchetto il primo giorno che dice: tu sai che? Domani facciamo un nuovo banchetto. E solo il giorno dopo ha raccontato su Aman. Perché solo il secondo giorno ha raccontato? Perché non il primo giorno? E mai se poiché il primo giorno Esther ha visto che Aman è venuto felice, Aman è venuto con testa alto. Quando uno è felice con testa alto non lo puoi fare niente. Però il secondo giorno, dopo che lui ha preso il suo nemico e l'ha messo sul cavallo, l'ha messo il vestito del re, lui era triste, era giù, ha detto: Esther, adesso sta giù, adesso lo posso fare cadere. Di qui vediamo quanto è importante per noi ebrei sempre avere emunà,
Sì, dobbiamo pregare. A volte si deve anche digiunare, però con emunà, non con tristezza, non con testa sotto, non con lutto, non con vestiti neri. Sempre con simcha, con kavod. Perché la simcha porta la simcha. E il kavod porta il kavod. Il lutto mai sia, può portare altre cose. E questo, tzadikim, un'altra lezione profonda che Esther ci insegna. O questo non viene chiamato Megillat Mordechai, non è Megillat Mordechai, perché Mordechai non ha capito la strada che era per uscire dal problema, è Megillat Esther. Esther che lo dice: togli le vestiti di lutto, alza la testa. Tzadikim, anche noi abbiamo passato tempi non semplici, lo che succede al popolo ebraico non è semplice, non è semplice. Però se possiamo imparare dalla Megillah due cose. Uno, non essere felice, non andare al teatro e comportarsi come chi comportano gli altri popoli, essere felice. Fai lo che deve fare perché ha necessità di fare, ma non deve essere felice. La seconda cosa, alza la testa. Sempre devi avere una. Anche se gli altri popoli ti disprezzano, non mettere vestiti di lutto. E questo è lo che Esther ha insegnato a Mordecai. Va bene, amanti voglio male, va bene, amanti voglio uccidere, però comunque tu devi sempre sapere che il Creatore sta con te. Perché non importa che succederà, nel fine il popolo ebraico rimarrà. Perché il popolo ebraico è il figlio del Creatore, Bnei Bechorin, è il suo figlio primogenito. E questo, tzadikim, è una cosa molto importante. E che Be'ezrat Hashem, dovete sapere Purim è un giorno speciale, abbiamo detto Purim che Kippurim. Un uomo semplice in Purim, se lui prega con il cuore, può fare più dell'uomo più alto di Kippur. Il tzaddik lo che riesce a fare a Ne'ilah, e l'uomo semplice riesce a fare a Purim. Quindi tzaddikim è un giorno speciale. Mishloach Manot, Matanot Evyonim, il Mishteh, la Megillah, tutto bene, però non dimenticare la cosa più importante. Pregare. È un giorno dove tutte le porte sono aperte. Interessante. A Kippur si digiuna per aprire le porti. Però a Purim, più che al contrario, si festa, si beve. Perché? Perché la felicità è una chiave molto più alta della tristezza. È vero, si può arrivare con tristezza, però con la felicità puoi arrivare a 1.000 livelli più alto. Avremo Be'ezrat Hashem. Shabbat shalom e Purim sameach.